Ciao a tutti ragazzi, il calciomercato ormai è entrato nel vivo. Arriverà Perin, arriverà Darmian, arriverà Emre Can, ma non sono gli unici acquisti che la Juventus farà. In difesa io pensavo che il reparto arretrato fosse a posto così, invece no, c'è una sorta di operazione Romagnoli in fase di studio, perché a quanto pare la Juventus pare comunque intenzionata a non acquistare nessun altro salvo qualche operazione in uscita, però a quanto pare i rapporti tra Benatia, società e allenatore non sono così idilliaci. Se non si risolvesse tutto con un dialogo dopo i mondiali, si potrebbe pensare alla cessione di Benatia e all'acquisto di Romagnoli. Quindi, ragazzi, la Juventus non è che andrà a acquistare un altro centrale, eventualmente ne esce uno, ne entra un altro. Romagnoli è un'operazione penso anche abbastanza facile perché il Milan sta passando un brutto momento legato a quelle che saranno le sanzioni UEFA, che molto probabilmente le vieteranno di giocare le competizioni europee per più anni, visto quello che è successo a livello economico, il patatrac. La Juventus lo acquisterebbe anche ad un prezzo molto molto inferiore perché il Milan, avendo queste difficoltà economiche importanti, non ha un potere contrattuale così esagerato, quindi sarebbe un'operazione molto conveniente e quindi sono sicuro che se la Juventus dovesse cedere, ok, Benatia andrà sicuramente su Romagnoli. Altrimenti, ragazzi, ognuno sta dalle sue. Io preferisco, ragazzi, Benatia a Romagnoli, però c'è anche da dire che Romagnoli dalla sua ha un'età un po' più giovane rispetto a Benatia. Quindi ragazzi, o la Juventus vende qualcuno e poi acquista, però no, Romagnoli non arriva così dal nulla. Romagnoli arriva solo se facciamo delle cessioni. Vi ricordo domani che c'è un video, appuntamento molto speciale alle ore 19. È molto interattivo questo video perché vi ho fatto delle domande sui social, mi avete risposto e io leggerò le vostre risposte. Ovvero la domanda era: cosa siete disposti a fare per vedere Sergej Milinkovic-Savic alla Juventus? Ho letto delle risposte molto molto simpatiche e carine e sono veramente felice di potervelo leggere, così ci facciamo anche due risate. Appuntamento a domani, ore 19, sprizzi in mano, YouTube, colpo gobbo. Fate i bravi e fino alla fine, forza Juventus.